Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con cronache e commenti. Subito i titoli degli argomenti che andremo ad affrontare all'interno di questa puntata. Una targa in ricordo delle vittime della Moby Prince. Riaperture tra sicurezza sanitaria e necessità economiche. Vaccini anti-Covid. Nuovo primario all'ospedale Santa Margherita della Fratta. Una targa in ricordo delle 140 vittime della strage del Moby Prince, la più grande tragedia della marineria commerciale italiana, avvenuta il 10 aprile del 1991. È stata collocata all'interno della stanza della biblioteca del Consiglio regionale, in cui è stato allestito l'Armadio della Memoria, un luogo simbolico dove sono raccolti i documenti relativi a tre stragi che hanno ferito la Toscana. È un gesto importante perché ricorda una delle stragi più terribili che ha vissuto la nostra Toscana. Quando il 10 di aprile sono stato a Livorno, negli occhi dei familiari delle vittime c'è tanta voglia ancora di verità e di giustizia. Noi oggi, deponendo qui la targa sul trentennale della strage del Moby Prince, vogliamo dare un segnale chiaro, il segnale che quella verità e quella giustizia devono essere ritrovate. Sono insieme ai colleghi dell'ufficio di presidenza, alla collega Fratoni, al collega Casucci, insieme al collega Gazzetti e al collega Landi, per deporre questa targa e per depositare una rosa rossa e per dire che tutti insieme chiediamo a gran voce che questa giustizia e questa verità possano venire davvero a galla. Tra sicurezza sanitaria e necessità economiche, il tema delle riaperture delle attività è uno degli argomenti che ha caratterizzato il dibattito in aula. Da una parte, con il cuore, siamo vicini a coloro che ormai non stanno più sopportando le chiusure. Dall'altra parte, il grande equilibrio di dover tutelare la salute dei cittadini e degli ospedali, soprattutto degli operatori che in questo momento stanno soffrendo. Quindi è importante, secondo me, valutare e avere anche la possibilità di fare quell'esercizio un pochino più approfondito, ovvero di poter andare, ora in base anche a quello che sceglierà il governo, alle riaperture, come già avevamo chiesto peraltro nella scorsa chiusura, nella prima ondata, andare per chiusure là dove ci siano veramente dei casi, un numero di casi superiore alla norma. Era un po' l'interrogativo che ci eravamo posti appunto qualche mese fa. È necessario chiudere tutto anche laddove non ci siano casi e contagi? Beh, è un po' il principio su cui proveremo a riflettere nei prossimi giorni, ovviamente sapendo che la Regione non ha autonomia in quanto a riaperture, ma noi possiamo semplicemente andare a capire quali siano i contagi e lavorare perché aumentare la campagna di vaccinazione, che ricordo è il vero problema perché mancano i vaccini, può sicuramente dare una spinta e favorire anche le riaperture. A questo si aggiunge il grande tema dei ristori e quindi ecco perché in accordo anche con quello, anzi in accompagnamento con quello che arriverà dal governo, proveremo anche come Regione nelle prossime manovre di bilancio, come già annunciato, a dare un aiuto a coloro che stanno soffrendo più di altro, ovvero a coloro che non hanno ancora avuto nessun tipo di ristoro nazionale o comunque meno rispetto ad altri. Noi lo stiamo dicendo in tutte le sedi istituzionali che laddove si può riaprire è consentito dai dati e si può riaprire in sicurezza con tutte le norme del caso, si deve riaprire. Dobbiamo tornare a vivere, dobbiamo consentire ai nostri cittadini di lavorare perché questo ci chiede ormai la nostra cittadinanza, quella di poter tornare a lavorare. Siamo un popolo di lavoratori, non siamo persone che vogliono stare con le mani in mano e riteniamo che laddove c'è la possibilità si debba farlo il prima possibile perché salvare l'economia è indispensabile. Anche nella nostra regione sappiamo benissimo che la maggior parte delle nostre attività sono fatte di piccole imprese a conduzione familiare, quindi le stiamo mettendo veramente a repentaglio il futuro anche di piccole aziende che ormai sono tramandate da generazioni. Dobbiamo consentire laddove è possibile di riaprire il prima possibile. Questo è quello che la Lega ha già chiesto tramite Matteo Salvini al governo e che continueremo a chiedere finché non ci sarà dato. Ovviamente bisogna che anche le altre forze politiche capiscano, soprattutto quelle che sono al governo, che l'esigenza ora è stringente, che c'è bisogno di dare risposte, di dare delle date e soprattutto di consentire a chi può farlo
con la normativa giusta, con tutte le accortezze del caso, in zone dove la pandemia lo consente, di poter tornare a lavorare il prima possibile. La sfida doveva essere una sfida già iniziata. Io, come voi, ho assistito alla nascita di un governo nazionale chiamato a sostituire il governo che non sapeva decidere per iniziare a decidere e avviare il cronoprogramma verso le riaperture. Mi pare che ci sia una continuità totale e assoluta tra questo esecutivo e quello precedente. Mi sembra che, come l'ex primo ministro Conte non sapesse scegliere da dove ripartire per le riaperture, il presidente Draghi sia nella stessa identica situazione, e continuiamo la cosa surreale di continuare a tener chiuse quelle attività che abbiamo chiuso da un anno e mezzo senza che la loro chiusura incida in qualche maniera sui contagi. Io continuo quotidianamente a fare un esempio: se tu esci di casa, la sera torni e trovi il bagno allagato, tutte le mattine esci e prima di uscire chiudi l'acqua al lavandino, torni la sera e trovi il bagno allagato, richiudi l'acqua al lavandino, torni la sera e trovi il bagno allagato, o provi a chiudere la doccia perché forse la perdita non arriva dal lavandino, oppure continui a chiudere il lavandino e vivere con l'acqua che ti arriva alle caviglie. La scelta di Draghi, come quella di Conte, è di continuare a chiudere il lavandino e l'acqua non è più alle caviglie, ma ora inizia ad arrivare quasi alla bocca degli italiani. Le riaperture ci devono essere fatte con molta cognizione di causa e con attenzione. Ecco perché non si può andare in maniera isolata la regione Toscana piuttosto che altre regioni. Io credo che molti professionisti siano in grado in questo momento di riuscire a lavorare, magari meno, ma in sicurezza. Però tutto questo deve essere concertato insieme a dei tecnici che sappiano anche fare queste valutazioni. E delle volte prendere delle posizioni politiche può significare non riuscire a contemporare tutte le esigenze che ci sono. Il ruolo della politica in questo momento è far venire incontro le esigenze della sicurezza con quelle delle persone che giustamente, legittimamente, e per questo non gli siamo vicini, chiedono di ricominciare a lavorare. Noi siamo convinti del fatto che le attività debbano riaprire, possano riaprire rispettando le regole, facendo prevenzione, mettendo una mascherina, tenendo le distanze, lavandosi le mani, cioè ci diamo tre regole certe, le rispettiamo, e siamo convinti che le attività economiche saranno le prime a chiedere ai propri clienti di rispettare le normative. Non possiamo più accettare delle chiusure. A mio avviso questa storia dei colori, giallo, rosso o arancione che sia, deve terminare, perché non può più durare un lockdown permanente a distanza di un anno. I numeri ci dicono questo. Peraltro, per effetto di tutti questi ripetuti lockdown, non è che il quadro sia migliorato al cospetto di altri paesi europei. Quindi diamoci delle regole, magari rigide, ma rispettiamole, e consentiamo all'impresa di lavorare, così come alle scuole, di essere aperte. Anche questa volta, per la terza volta, abbiamo portato un atto per fare chiarezza sulle vaccinazioni agli ultraottantenni. Vaccinazioni che evidentemente nei numeri in passato è stato chiaro che la regione Toscana è rimasta indietro rispetto alle altre regioni a livello nazionale, e i numeri non tornano. E noi abbiamo chiesto chiarezza su quel termine altro che veniva individuato nella categoria vaccinata con il Pfizer, che è chiaramente un vaccino da destinare in maniera specifica a coloro che operano in prima linea nell'ambito sanitario e agli ultraottantenni. Mi pare, vediamo il 25 aprile, però diciamo le tappe di avvicinamento sono state tutte rispettate. Questo grazie all'impegno dei medici di medicina generale, come avevamo previsto. Sono un'organizzazione molto compatta e efficiente, che riesce a contattare fino al dettaglio tutti i soggetti che si affidano a quella catena e che stanno facendo tutti i vaccini che arrivano e che sono destinati agli over 80, che per fortuna sono quelli che stanno arrivando. Quindi direi che allo stato attuale ci sono tutte le condizioni per poter dire che le tappe che ci eravamo prefisse, quindi anche il 25 aprile, saranno rispettate. Ma sui vaccini c'è tuttora un grande caos. Allora, io voglio essere molto chiaro, noi siamo stati molto chiari come Fratelli d'Italia. Il fatto che arrivino poche dosi non è responsabilità né di Gianni né di Bezzini, i quali però devono dare risposte alle tantissime persone preoccupate, fragili, over 80, coloro che hanno bisogno di avere la somministrazione presso il proprio domicilio, che continuano a impazzire da un sito all'altro. C'è ancora troppa confusione in questo. La Regione Toscana deve attrezzarsi molto meglio nel dare risposte, e soprattutto queste risposte non possono essere affidate soltanto alla via telematica.
specialmente quando si parla di OVE 80. Oggi con la modifica con la PDL 32 abbiamo di fatto modificato la normativa della gestione dei rifiuti, dando la possibilità alle aziende, sì, perché sono utenze non domestiche, di scegliere un gestore al quale conferire rifiuti per il riciclo e il riuso diverso dal gestore pubblico. Questo lo abbiamo fatto perché c'è un decreto legge che ha recepito due direttive europee, quindi la Regione Toscana è stata, come dire, costretta a recepire e a modificare la propria normazione, anche perché nel decreto era specificato che fosse in vigore dal 2021. La possibilità quindi per le aziende di dire: io conferisco i rifiuti della mia azienda, rifiuti solidi urbani della mia azienda, non al gestore pubblico, ma si tratta di rifiuti che vanno a riciclo e riuso, e nel momento in cui viene scelto un'azienda nel libero mercato, ci sono aziende che fanno queste, soprattutto in determinati settori industriali, chiaramente si deve dimostrare il ciclo che viene fatto dal rifiuto stesso. Questa era una normativa europea del 2018 che è stata recepita nel 2020 dal governo italiano con la loro ministra Costa, e quindi la Regione Toscana ha modificato la propria normazione per dar possibilità anche alle aziende toscane di avere questa opportunità. Si tratta dell'ennesimo adempimento che deriva dall'applicazione della normativa comunitaria, scaricato però sugli uffici ambiente dei comuni, perché di fatto le aziende che sceglieranno di avvalersi per lo smaltimento dei rifiuti da utenze non domestiche, da operatori privati, dovranno comunicarlo attraverso una procedura un po' farraginosa ai comuni, che dovranno quindi tenere un registro e verificare gli adempimenti connessi a questo nuovo sistema di smaltimento, che potrà cioè essere effettuato anche tramite gestori privati e non soltanto attraverso i gestori ordinariamente scelti attraverso le procedure pubbliche. Su questo ci siamo astenuti, raccomandando naturalmente che la Regione affronti quanto prima possibile il tema più complesso dello smaltimento dei rifiuti, perché la Regione si trova in una situazione di estrema difficoltà sia per gli impianti che per le troppe discariche che ci sono sul nostro territorio, e naturalmente che aiuti i comuni anche dal punto di vista della Tari, perché la Tari sta continuando a crescere, gravando sulle famiglie e sulle imprese, nonostante gli impianti non siano ancora stati realizzati. L'ASL competente ha indetto la necessaria procedura di selezione per la sostituzione del primario di chirurgia presso l'ospedale della Fratta di Cortona. È quanto ha annunciato il consigliere della Lega Marco Casucci, che ha evidenziato come il gruppo consiliare avesse presentato un'interrogazione su questo tema. Oggi mi è arrivata la risposta alla interrogazione sulla nomina del primario di chirurgia dell'ospedale della Fratta di Cortona. Posso dare la notizia che oggi stesso è stata indetta la procedura, appunto, affinché si arrivi il prima possibile alla nomina del primario della Fratta di chirurgia. La procedura di selezione oggi stessa è stata indetta, e questa è una bellissima notizia per il territorio della Val di Chiana. La stessa richiesta era arrivata dai consigli comunali di Cortona e di Castiglionfrentino e dal presidente della conferenza dei sindaci, Luciano Mioni, sindaco di Cortona. Una notizia che veramente è ben accolta dal mio territorio. Proprio su questo argomento non si è fatta attendere la replica dei consiglieri PD Lucia De Robertis e Vincenzo Ceccarelli. Dire che una normale procedura di selezione per un posto di primario è stata indetta grazie ad una interrogazione presentata dal consigliere Casucci è del tutto irrealistico e oltretutto anche offensivo nei confronti dell'intera struttura amministrativa della ASL, hanno dichiarato Ceccarelli e De Robertis. Ed è tutto, grazie per la cortese attenzione. Cronache e Commenti torna la prossima settimana. We'll be right back.